ammassati, come sempre in queste situazioni, sporchi, e chiaramente venivano da un lungo viaggio e ne risentivano. Erano stipati uno sopra l'altro, chiusi in piccole gabbie metalliche. A salvare 10 cucciole di Barboncino è stata la polizia stradale. Adesso i cagnolini sono stati affidati all'ENPA. I cuccioli, 10 in tutto, hanno viaggiato per chilometri e chilometri stretti in gabbie all'interno della bauliera di una Mazda con 2 persone a bordo proveniente dal confine di Stato di Trieste. L'auto è stata fermata in A1 da una pattuglia della stradale di Battifolle. I poliziotti, mentre stavano esaminando i documenti, hanno sentito dei flebili letterati provenire dal baule ed hanno chiesto subito al conducente di aprirlo. Da qui la scoperta dei cagnolini, tutti di circa 60 giorni, che sono stati sequestrati e affidati ai volontari del canile cittadino. I cucciolini sono stati visitati dalla ASL, sono stati cippati e sono sotto cure, diciamo, sotto esami veterinari e per vedere appunto lo stato e la condizione generale. Al momento siamo certi che sono tutti affetti da giardia e questo è dovuto sicuramente a una poca igiene a monte e a un trasporto assolutamente inidoneo. I cagnolini verranno a breve trasferiti. Sì, perché abbiamo ben valutato che, vista la situazione appunto di salute, preferiamo trasferirli e che siano accuditi da personale medico. Quindi per il momento comunque non cercano famiglia? No. Stranamente, a tante altre volte abbiamo già una lunghissima lista di persone che sono venute qui in canile negli ultimi mesi per cercare cuccioli di qualsiasi razza e quindi è logico che, indipendentemente dalla razza, verranno valutate queste adozioni. Non c'è e non ci deve essere, perché è assolutamente un traffico illegale che va scoraggiato. Le persone, anzi, ci provocano ulteriore dispiacere quando si vede questo ammassamento di persone, di telefonate in queste situazioni. I due trafficanti, entrambi poco più che ventenni, sono stati denunciati per il reato di traffico clandestino di animali d'affezione e per maltrattamento di animali.